Interviene lo studio, ancora non siamo in grado purtroppo di stabilire un collegamento con San Siro, però agli ascoltatori dico che Inter Salisburgo è iniziata da un paio di minuti, naturalmente il punteggio non è variato, 0-0, laddove dovesse variare interromperò dallo studio nell'attesa di stabilire questo collegamento con Giuseppe Bisantis che è lì a San Siro per noi. Sono riuscito scusa ad arrivare... Pincinelli, ti interrompo un po' perché l'Inter andiamo direttamente a San Siro allora, vai Bisantis finalmente. Eh sì, ci colleghiamo da San Siro perché l'Inter si è portata in vantaggio al 18° minuto nella prima vera incursione e il gol è di Alexis Sanchez, forse il giocatore più atteso di questa partita, schierato da Simone Inzaghi dal primo minuto su un assist di Frattesi a seguire, il cileno ha segnato il gol che consente all'Inter di condurre sul Salisburgo per 1-0. Questa è la situazione, chiediamo scusa, entriamo in collegamento adesso per problemi più che tecnici, logistici, siamo adesso in collegamento. L'Inter è in vantaggio sul Salisburgo per 1-0 in questa terza partita del gruppo D di Champions League. La prima vera azione dell'Inter ha visto il gol messo a segno da Alexis Sanchez. Inter che aveva rischiato con il Salisburgo due incursioni insidiose, la prima di Pavlovic al terzo e poi all'ottavo minuto con un tiro che è terminato di poco al lato nella prima. Sommer si è ben disimpegnato, poi l'Inter è andata in vantaggio con il gol di Sanchez. Davvero ci scusiamo con i nostri radioascoltatori e chi, ecco, chi segue le partite e la Champions League alla radio, e quindi l'Inter è in vantaggio su Salisburgo per 1-0. Adesso Dumfries che se ne va via, effetto alla cross e rischio autogol da parte del Salisburgo. Sulla cross si è fiondato il difensore centrale austriaco Solé, che ha messo il pallone con il corpo, direi in calcio d'angolo, ma in questi casi la traiettoria può essere assolutamente imprevedibile. Il portiere andava dall'altra parte, per fortuna del Salisburgo e per fortuna di Oumane Solé, giocatore francese, la palla è terminata sulla fonda e quindi in angolo. Pavard la mette in aria, non si alza la bandierina, Lautaro il tiro di destro dell'argentino, palla sul fondo, la bandierina poi però si alza con il ritardo consueto, sembrava un'azione finita, ma in effetti Sanchez c'era sembrato al di là di tutti, quindi il tiro di Lautaro, bello, ma non entrerà nella storia della partita. Attenzione, ancora Salisburgo in avanti, c'è un aggancio, c'è un inserimento pericoloso, il tiro gol, pareggio del Salisburgo, fiammata del Salisburgo all'11° minuto, il pareggio del Salisburgo, azione lineare, la conclusione è stata operata, se non ho visto male, da Gluck, confermo, Oscar Gluck, giocatore israeliano che ha portato la situazione in parità. Sembrava una partita tranquilla, azione del Salisburgo, palla al limite dell'area, una sponda di testa, il tentativo di Simic di proteggere il pallone, l'inserimento di Gluck che di prima intenzione ha calciato con il destro mettendo il pallone in un angolo dove Sommer non poteva arrivarci. Tutto da rifare per l'Inter, al 12° minuto si è tornati in parità dopo un'azione di Simic, l'inserimento di Gluck, il pareggio del Salisburgo, direi non del tutto meritato, ma questo è il calcio. 13 minuti, Inter 1 Salisburgo 1, ha pareggiato Gluck. C'è adesso però una rimessa con le mani in favore dell'Inter con Carlos Augusto che se ne incarica all'altezza della Tocorto, quindi prende una rincorsa praticamente dalla recinzione del Meazza, infatti il getto è molto lungo, esce però a liberare Solé che mette però il pallone in una zona di campo dove non ci sono maglie bianche ma c'è solo l'Inter che può ripartire. De Vrij, cerchio di centrocampo, si va a vedere Çalhanoğlu che si sposta lateralmente a sinistra e ricevere il pallone e per servire a sinistra per Bastoni, ancora per Çalhanoğlu, Çalhanoğlu per Bastoni, Bastoni che va a mettere il pallone al centro, ancora il pallone in area di rigore, va a terra un giocatore dell'Inter, le proteste, si prosegue, l'arbitro ha dato rigore, l'arbitro ha dato rigore, attenzione, calcio di rigore per l'Inter e sì, mi sembra un contatto duro ai danni di Frattesi che come sempre si è inserito, Pavlovic l'ha toccato chiaramente. Adesso ci sarà un consulto VAR dove ci sono i colleghi francesi dell'arbitro
François Texier, Jérôme Brissard, Benoît Milot. Vabbè, è sembrato a velocità normale abbastanza netto l'intervento di Plavovic, dai danni di Frappesi che adesso si rialza, in pratica un intervento in chiusura. Tra l'altro il fallo è probabilmente del difensore Solé e quindi poi Pavlovic frana su Frattesi. Io ritengo che il rigore sia sacrosanto, ci sarà ovviamente un consulto al VAR, ma assolutamente ingenuo. Il Salisburgo è una squadra che è sicuramente interessante, fa la Champions League da diverse stagioni, tantissimi giovani, un'accademia alle spalle, però in genuità, e questo era un pallone che sembrava difficile da gestire per Frattesi, seppur nel cuore dell'area di rigore, però in condizioni di equilibrio assolutamente difficili. E poi c'è stato l'intervento falloso e quindi il calcio di rigore che viene confermato, e quindi ci sarà il tiro con Lautaro che va a farsi dare il pallone da Schlager, il portiere che non glielo dà, c'è un battibecco tra i due, c'è anche Çalhanoğlu che ha tirato il rigore del 3-0 sabato scorso a Torino, però Lautaro era uscito. Vediamo su chi cadrà la scelta, sono ovviamente due ottimi rigoristi, Schlager è andato un po' a innervosire Lautaro Martinez, il pallone viene posizionato sul dischetto, possibilità quindi per l'Inter e riportarsi avanti dopo 7 minuti del gol del pareggio messo a segno da Gluck. Si accendono gli smartphone in tribuna per immortalare, e Çalhanoğlu alla fine che la vince. Lautaro lascia che attirare sia il giocatore turco, che tra l'altro a Torino ha tirato una mazzata imprendibile per Milinkovic-Savic. Eravamo però al 94esimo con l'Inter già avanti per 2-0, grande tranquillità, porta la nostra sinistra, tutto sembra pronto, partirà con il destro il giocatore turco Hakan Çalhanoğlu, di fronte a sé Alexander Schlager, uno dei più esperti del Salisburgo. La rincorsa non è particolarmente ampia, il fischio dell'arbitro, parte Çalhanoğlu e segna spiazzando il portiere che vola a sinistra, ma la palla va tutta a destra, addirittura a fil di palo. Si riporta avanti l'Inter, importantissimo questo gol, perché il Salisburgo in un momento in cui l'Inter rischiava poco nulla si era portata in parità con Gluck. 8 minuti dopo ristabilite le distanze, Inter 2 Salisburgo 1, il rigore di Çalhanoğlu. Siamo adesso a 18:30. Pavard per De Vrij, De Vrij per Bastoni, Bastoni che fa viaggiare ancora a sinistra per l'intervento da parte di Carlos Augusto, Carlos Augusto per Thuram, Thuram ancora all'indietro, il pallone per Aslani, Aslani tutto a destra dove si fa trovare pronto Darmian, Darmian ancora per Thuram, la sponda per ancora l'Inter in avanti, Lautaro Martinez, terzo gol, e ovviamente lui nel tabellino, c'è sempre azione velocissima di Thuram proseguita da Frattesi, rifinita da Lautaro Martinez, qualche protesta da parte dei giocatori del Salisburgo per la posizione del capitano interista che comunque va a esultare. L'arbitro ha dato un'occhiata al suo secondo assistente, a Rachmouni, che non ha segnalato nulla. Vedremo se ci sarà un intervento VAR, ma ripare che l'azione dell'Inter sia stata perfetta nella sua linearità, iniziata da Thuram, proseguita da Frattesi e conclusa eccezionalmente da Lautaro Martinez sul pallone che viene lanciato. Beh, a dire la verità, qualche dubbio sulla posizione di Frattesi in realtà c'è, vedremo se il VAR interverrà con il fuorigioco semi-automatico. La decisione è abbastanza immediata e quindi l'arbitro sta attendendo che dal VAR Brissard e Emilio vanno a verificare la posizione. Mi è parso che sul passaggio di Thuram forse Frattesi fosse in posizione irregolare, e infatti è fuorigioco, si resta sul 2-1, tanto tuono per nulla, Inter 2 Salisburgo 1, il gol di Lautaro Martinez è stato annullato, direi giustamente. Vediamo se ci sarà l'opportunità per un'altra azione, ci prova l'Inter, tiro da fuori, ci ha provato a segnare il gol dai 45 metri Aslani con una conclusione con il portiere fuori dai pali, non è centrato lo specchio della porta e quindi può risalire il Salisburgo con questo pallone in avanti, la chiusura di Bastoni che la svirgola in avanti, il pallone che viene messo in fallo laterale, la rimessa e quindi il pallone che viene ancora calciato in avanti, il tocco all'indietro sempre per il Salisburgo, ultimi secondi, 15 al nostro cronometro alla termine, ultimo assalto da parte del Salisburgo, c'è anche un altro pallone in campo ma in una zona in cui non si vede, conclusione sporca, palla che sta per uscire, esce in questo momento, c'erano due palloni in campo ma l'arbitro ha fischiato un gioco pericoloso sulla rovesciata di Pavlovic, e adesso siamo oltre il 95esimo minuto, i tifosi saltano.
erano quelli dell'Inter poco fa, si è accolata in stile moderno con gli smartphone tutti accesi, si muove anche la nostra postazione qui a San Siro. 95 minuti, Inter 2 Salisburgo 1, e c'è il fischio finale dell'arbitro che sancisce la vittoria dell'Inter sul Salisburgo e l'arrivo a 7 punti dell'Inter, che al momento stacca la Real Sociedad, che alle 21 sarà impegnata allo stadio De Luce di Lisbona contro il Benfica. Passo importantissimo per l'Inter, che mantiene, come si dice una volta, la media inglese, ossia vittoria in casa e pareggio in trasferta, una vittoria di misura, così come era successo con la Benfica, con qualche rischio non calcolato ma sicuramente meritata. L'Inter è dato in vantaggio al 19° del primo tempo con Alexis Sanchez, nel secondo tempo è entrata una po' morbida e ha trovato il gol del pari Gluck al 12° per il Salisburgo, ma neanche 8 minuti fallo netto in area di rigore del difensore Solé su Frattesi, l'arbitro francese Letexier indica il dischetto e quindi il rigore trasformato da Çalhanoğlu per il 2-1. Poi occasioni Inter, qualche rischio per l'Inter con il Salisburgo, anche se Sommer non ha dovuto effettuare parate decisive, e alla fine è 2-1 per l'Inter. Dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano San Siro, Giuseppe Bisanti si ricorda il risultato finale: Inter 2 Salisburgo 1, e vi auguro un buon proseguimento di serata.